io ho avuto un banale impegno di percorso da colite colpitori pazzeschi al destino e c'è niente di patologico, però non c'è neanche niente che faccia passare il dolore. Quindi io ho fatto aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre con questo dolore, che adesso riesco a dominare perché è calato. È un dolore che arriva dallo stress, come quando uno ha i crampi allo stomaco, no? Uno ha i crampi allo stomaco, gli altri gli hanno andato a fare, purtroppo. E devo dire che io i miei 8 anni, tu lo sai, ho caratterizzato il mio mandato con la presenza quasi fissa qui, no? E la mia presenza fissa qui non c'è stata, cioè io ho le giunte e non ho potuto chiaramente magari controllare dal vivo le operazioni degli assessori, a cui ho sempre dato la massima libertà, quindi per me non è che cambiato molto dal lato di impostazione libertà, però magari poi dopo me ne accorgevo, riuscivo a dare un consiglio, è mancata quella parte di dialogo con l'assessore che solitamente fino ad ora, ecco, io ho sempre avuto. Questo sì. Hai pensato in questi periodi di difficoltà di magari cedere il passo un attimo? Beh, c'è il vicepresidente, poi dopo fatto lui una volta, insomma, il vicepresidente dovrebbe tenere e sostituirlo. Certo che ha un carattere diverso dal mio, ha un'esperienza diversa dalla mia perché è l'anno che è arrivato, un anno e mezzo, comunque, quindi questo segnato un po'. Devo dire che la cosa buona è che molta gente ha detto, non le vuole. Qualcuno si è accorto, no? E se si accorgono che non ci sei, forse non un accordo, no? Perché quando si accorgono che ci sei troppo, dopo ti mandano a dormire il culo. E allora, scusate, troppe cose, quindi è giusto ogni tanto fermarsi e far vedere purtroppo la gente che, vabbè, non parla nessuno, ma qualche cosa si fa, no? L'ospedale finito, soprattutto l'ospedale perché è l'unica cosa che abbiamo fatto. E, vabbè.